Buongiorno e bentrovati con il TGL News di lunedì 20 novembre. In primo piano la lunga serie di scosse di terremoto avvertita ieri in buona parte del nord Italia e anche a Piacenza. L'ultima, la più intensa di 4.4 di magnitudo, si è avvertita poco dopo le 14 con epicentro a Fornovo. A Piacenza e in gran parte della provincia grande paura soprattutto per chi abita ai piani rialzati, ma per fortuna nessun danno a cose o persone segnalato. Grande paura, oltre che per il terremoto, anche per un incendio divampato ieri a Fontana Fredda nel comune di Cadeo. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno danneggiato pesantemente la copertura di una villetta situata in zona residenziale. A limitare i danni ci hanno però pensato i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Castel San Giovanni, intervenuti tempestivamente sul posto. Il cantiere per la riqualificazione del parcheggio di Via Benedettini a Piacenza è fermo da circa un mese, ma a breve ripartirà. Durante gli scavi dei lavori di riqualificazione nell'area di proprietà demaniale è comparso infatti il perimetro di un edificio. Pur non trattandosi di strutture antiche né di interesse archeologico, la soprintendenza ha chiesto, prima di proseguire con i lavori, la chiusura del cantiere, un'accurata pulizia e il rilievo delle stesse. Successivamente il cantiere potrà ripartire. Una volta terminati i lavori al parcheggio, che tornerà fruibile ai cittadini, spiega Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, ci occuperemo della valorizzazione dell'ex caserma Dal Verme, che si trova proprio alle spalle dell'area destinata alla sosta. Abbiamo fatto un sopralluogo interno e riteniamo che la destinazione più idonea sia quella sociale. Chiudiamo con lo sport. È caduto in casa della Pistoiese il Piacenza Calcio, battuto dagli arancioni di Mister Indiani per 2-1. Scenderà invece in campo questa sera il Pro Piacenza, che nel posticipo della 15ª giornata di Serie C affronterà al Garilli il Pisa. Tutto questo e molto altro verrà inoltre approfondito nella puntata di questa sera di Zona Calcio, in onda su Tele Libertà dalle 20:20. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13:15 con il TGL, ma l'informazione continua ovviamente sul nostro sito Libertà.it.